Allora, raga, una cosa vi chiedo in questo video. Una cosa, una sola cosa. I commenti sui miei capelli, evitateli, toglieteli, non fateli, ok? Iniziamo. Raga, l'ho appena comprato. Quando arriva, raga. Madonna, quando arriva gli stallo sopra di tutto, lo faccio, minchia, lo faccio volare. Chi ne è, Omar? Sì. Bravo, ciao, ciao. Allora, raga, allora, questo unboxing mi è costato il mio Peugeot 207, la mia Canon 6D e il mio 24105. Ho venduto tutto. A voi sembrerà una roba da fuori di testa, ma ho aspettato questo momento da non so quanto. Io ripongo in questa cosa qua tante di quelle aspettative, ma tante. Mi aspetto che faccia il quadruplo di quello che può fare, ma non importa. Perché facesse anche solo un quarto di quello che io mi aspetto, e comunque. Detto questo, iniziamo con gli unboxing. Raga, raga, ve lo dico anche a voi, raga. Non faccio mai unboxing, ma facciamole basta. Allora, intanto vi devo ringraziare un po' tutti, raga, perché qua dentro ci sono delle cose di cui io avevo piuttosto bisogno, ma che, essendo abbastanza ignorante in materia, ho chiesto consiglio a voi. Scusate la minaccia col coltello sguainato. Ho dovuto chiedere consiglio a voi per farmi consigliare appunto quale modello voi avreste comprato e quale mi consigliavate di comprare. E per la maggiore, questo modello qua, che adesso apro. E che vedrete di che cosa sto parlando? Ma delle cuffie Fresh Rebel, fighe, fighe, molto fighe. Sono cuffie Bluetooth, non hanno la riduzione del rumore perché essenzialmente costavano troppo, quasi 3 volte tanto di quelle che io le ho pagate. Raga, quasi professional. Ma va che belle. Madonna, se tappano. Che dite, facciamo una prova? Ah, ecco qua. Abbiamo tutto, eh. Quella. Di listino queste cuffie costano 70 euro. Comprate proprio dal sito Fresh and Rebel. Io però le ho trovate su Amazon in sconto a 49 euro. Quindi tanta roba. Che bello anche il cavo. No, raga, spaziale. Grazie a voi che me l'avete consigliata questa marca e questo modello qua. Perché già solo a vederlo così mi ispira un botto. Accoppia nuovo dispositivo. Clam, eccole qua. Batteria 80%. Oh shit! Minchia, si adattano un botto, raga. Porca merda, che belle! Super, 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 sono gasatissimo! Senti come poppano! Ma non me le tolgo più ste cuffie. Non vedo l'ora di lavorarci con ste cose nelle orecchie. Bene, passiamo al secondo unboxing. Cosa c'è qua dentro? Una cosa piuttosto piccola che però mi è costata più delle cuffie. Maledetti. Allora, che cosa abbiamo qua? Un hub USB-C. Hub USB-C. Cioè, ragazzi, sono talmente agitato che mi tremano le mani. Eccolo qua. Bello! Ma non è plastica, è alluminio questa roba. Ha un odore di. Ha un odore di spiaggia di lago. Bello! Voi direte, cosa te ne fai? Cioè, che cazzo di ingresso è? Ti serve per il telefono? No, perché il mio telefono ha il micro USB, neanche c'ha l'USB-C. E raga, devo aprire quello che c'è qua dentro. Perché? Perché sì. Cioè, allora fatemi togliere le cose da qua. Adesso inizierò a non rispondere più di me. Allora, la cosa che sta qua dentro, io la sto aspettando da. Non lo so quanto, non lo so quanto. E non vedo l'ora di iniziare a usarla perché non ne posso più. Bene, tralasciando i cazzi miei di dove abito e tutto quanto. Allora, raga, apriamola assieme. Ok, lo stiamo aprendo. Oh cazzo! State calmi. Allora, io adesso aprirò questa cosa, sembra tipo Paolo Bonolis. Com'è che dice già? Scartabello, no? Scavicchi, ma non apra. Apro. Oh Gesù! Oh merda! Ah. Allora, fatemelo guardare un attimo.
Premessa, raga, premessa. Facciamo una premessa. Premessa. Voi adesso probabilmente mi prenderete per uno di quei tipo all'uscita dell'iPhone nuovo, vanno all'Apple Store la notte prima a dormire lì per essere i primi a comprarlo. No, ok, no. Per due semplici motivi. Uno, perché non ho soldi. Due, perché a me Apple è sempre stata sul culo. Ma c'è un ma. E adesso ve lo spiego. Il motivo per cui io ho sempre odiato Apple. Ma non è che ho odiato Apple, non me ne è mai fregato niente di Apple. È perché fin da quando ero piccolo mio fratello smanettava con i PC fissi e finché ce n'è. Si assemblava lui le cose, ordinava il componente. Quindi io sono cresciuto con Windows, cioè mi scaricavo i giochi, li mettevo, li moddavo, facevo tutte le mie varie scrausate. Tutto quello che cercavo lo trovavo, Windows gira, va bene tutto. Quando poi ho iniziato a frequentare l'università, in cui tra i vari corsi c'era tipo editing video, regia, fotografia, grafica, modellazione 3D, quindi Maya, Blender, ZBrush, quindi diciamo che è il campo tipico per computer Apple, no? Io ero uno dei pochissimi ad avere Windows e me ne fregava, perché tanto giravano tutti i programmi, io facevo le mie cose esattamente come, a me sembrava, poteva farlo uno col Mac, ok? Se non che due anni fa, nel 2019, prima di partire per Capo Nord, io mi sono detto, ok, mi vorrei comprare un computerino da portarmi via in viaggio, una cosa piccola, un 10 pollici, una cosa del genere, perché visto che starò via 4, 5, 6 mesi, non lo so, almeno posso lavorare mentre sono in giro. Allora, iniziando a cercare un po' nell'usato, hanno iniziato a saltarmi fuori i MacBook Air, ma quelli vecchi, tipo del 2011, 2012, e avevano prezzi ridicoli. Allora, alla fine ho trovato un ragazzo vicino a Torino che vendeva sto MacBook del 2011, piccolino, modello super base, 11 pollici, a 300 euro. Vuoi non comprarlo, raga? Cioè, ok, per la prima volta sarei dovuto passare a Mac, e la cosa un po' mi spaventava, perché manco sapevo come si accendesse un Mac. Però sono andato lì, l'ho provato, funzionava, mi era piaciuto, perché era piccolino, iperleggero, era proprio quello che a me serviva, no, per andare via. E io l'ho preso praticamente per pensare di doverci lavorare le foto, no? Raga, allora, adesso se voi mi seguite qua su YouTube, almeno due terzi dei video che vedete qua, compresi quelli di Capo Nord, tutti questi qua del viaggio in Italia, io li ho lavorati con quel Mac Air del 2011. È un computer che ha 10 anni, di terza mano, modello base, quel computer è nato per cercare le schede su internet, scaricare le ricette. Io tengo acceso le notti anche a renderizzare, esportare video, a creare sequenze, a lavorare con i timelapse, Photoshop, tutto. Però ci sono alcune cose che ormai non me le regge più. I video della 360 neanche me li carica, OBS non lo fa neanche partire, i video a 60 fps non me li legge, va a scatti, tutte cose di questo tipo, perché è un computer di 10 anni. Quindi, siccome un computer di 10 anni riesce comunque a gestire tutto questo flusso lavorativo, per me Mac ha vinto. Cioè, a me non me ne frega più niente se con Mac non posso fare tutte le mie pacioccate, moddare cose, bla bla bla, perché io so che quella macchina lì ha 10 anni e funziona ancora. Questo robo qua io lo compro adesso e spero, non dico per 10 anni, ma almeno 3-4 anni, io conto di farli con questa roba qua e conto di lavorarci bene. Dovete sapere che questi modelli qua, praticamente Apple ha creato un processore proprio. Adesso non sto a andare nel tecnico, anche perché non ne capisco granché. Mi sono guardato tipo centinaia di video in cui recensiscono, provano, testano questi computer qua e sono assurdi. Quindi quando io vi dico che le mie aspettative per questa roba qua sono oltre, perché di base, insomma, so che questa roba qua è veramente tosta. Però per curiosità, se non sapete cosa sono i nuovi processori M1 della Apple, scrivete su Google e guardatevi un video, quelli che capitano. Prima di comprare questo Mac ero lì di nuovo che dicevo, dai, magari mi compro un fisso, ritorno a Windows, cose del genere. No, a me un fisso non andava bene. Anche se avrei speso molto meno, ho pagato quasi 1500 euro sto computer qua. Con 1500 euro mi sarei portato a casa un fisso che sicuramente sarebbe stato più potente di questa roba qua, è normale. Ma a me, come vi dicevo, serve un portatile leggero, comodo da portare via e che ci possa lavorare di brutto. Questo è un 13,3 pollici, non è il modello base ma è il modello un po' più fighettino, 8 core, 512 giga di SSD. Perché ho preso questo? Perché io adesso sto lavorando con il mio Mac che ha 128 giga di SSD, è veramente poco, perché ci stanno i programmi e devo lavorare a un video per volta perché poi non ho più spazio. Allora ho voluto quadruplicare. Dunque raga, per darvi un attimo l'idea su come si inizia un video utilizzando il MacBook Air del 2011, io qua ho dovuto importare tutti, vabbè, i classici, le clip da usare, le ho già caricate nella timeline, ma il primo processo da fare è pre-renderizzare tutto, perché sennò il Mac non le legge, o comunque le legge ma le legge a scatti. Adesso vi faccio vedere. Oltretutto l'anteprima è a un quarto, verso le 5 poi ha smesso. Ecco, inizia a laggare di brutto. Sì, poi ha smesso. Ah, ecco, tra parentesi,
Questi qua sono video che escono dalla GoPro in 1080p a 30 fps. Non sto lavorando con robe in 4K, 2K e vabbè. Quindi raga, cosa vuol dire pre-renderizzare le clip? Vuol dire che il computer è come se le risalvasse all'interno di una propria cartella di Adobe, bla bla bla. Così una volta che sono renderizzate, poi l'immagine scorre fluida, perché credo che Premiere poi vada ad attingere a quella renderizzazione che ha fatto poi dopo di un file vero e proprio che ha creato. La cosa però comporta un problema, che pre-renderizzare il video vuol dire creare dei file aggiunti sul computer che portano via spazio. Quindi io posso lavorare un video per volta perché ho 128 giga su questo computer e metà più o meno sono occupati dal sistema operativo e dai programmi. Con la renderizzazione di un video li occupo quasi tutti e nient'altro. 128 giga. Raga, apriamolo perché non ce la faccio più. Devo aprirlo. Oh! Oh merda! Cioè, ma guardate che scatola, ma quanto cazzo siete professionali! Sapete che a vederlo è molto simile all'11 pollici che ho? Perché l'11 pollici sì, è 11 pollici di schermo, ma di fianco c'ha un frame che è largo 2 cm. Apriamolo, raga. What? Cosa vuol dire che è già acceso? Oh, fuck! No, raga, ma guardalo! Fanculo! Ma guarda il monitor, quanto cazzo è bello! English is the main language. No, vai tra, switch, zia, è Italia, no, non è, India. Prendi il test, ah! Ma senti che roba! No, raga, no, allora, fermi. Ma guarda il monitor, porca merda, non riesco a vedere i pixel. Io non posso credere che questa roba sia qua tra le mie mani. E voi ora vi chiederete com'è che si fa a pre-renderizzare una clip? Molto semplice, raga. Basta selezionare la parte che si vuole pre-renderizzare e si preme invio. E si preme invio, ok. Ovviamente questo è un processo che io devo fare sempre sulle clip, perché se voglio vederle fluide devo fare questa roba qua. Per questo che lo lascio andare alla notte, perché così la mattina poi mi sveglio, almeno questo processo l'ha fatto e non mi inchiodo al computer. Però appunto questo è il limite del lavorare con questo povero MacBook Air del 2011. Si può. Comunque con un po' di pazienza e ottimizzando i tempi, lasciandolo renderizzare la notte, si può. Però non ne posso più. Adesso vado giù, anzi facciamo così, vado a fare tutte le mie cagate e chiudo qua il video, perché sto aspettando questo momento da troppo, raga, e non riesco più a pensare di registrare. Cioè devo fare, adesso devo usarlo e basta. Io per questo computer qua devo ringraziare assolutamente Andrea, che mi ha aiutato di brutto con l'acquisto, quindi grazie Andrea. E non posso non ringraziare i miei Patreon. Sembrerà una classica frase fatta che devo fare alla fine di ogni video, no raga, no, perché non siamo in tantissimi su Patreon, siamo una quindicina. E vi dico già, io al mese da Patreon io guadagno circa un 100 euro. Da YouTube guadagno 20 euro, quindi YouTube non lo prendo neanche in considerazione, nonostante tutti i miei sforzi stiano andando in YouTube. La cosa che mi sta dando un po' più di stabilità è Patreon. Quindi se io sto facendo un minimo di cose, minimo di struttura in tutti questi acquisti, è perché so che ogni mese posso contare su di voi. Il fatto di sapere che comunque una piccola percentuale di questi soldi mi tornerà, e mi tornerà grazie a voi e alla vostra iscrizione a Patreon, o comunque a tutti voi che mi avete comprato anche i calendari, che mi seguite e tutto il resto, avete reso questo acquisto qua e anche gli altri due possibili, perché sennò io mai mi sarei azzardato a spendere 1500 euro per una cosa del genere, mai. Ormai sono 2 anni che io sto pubblicando su YouTube a raffica, e dopo 2 anni diciamo speravo di guadagnare un pelino di più. Così non è andata, non mi importa, comunque sia continuerò a farlo. Però cioè, se volete aiutarmi, se volete supportarmi in questa roba qua, iscrivetevi a Patreon, raga, perché altre macchine da vendere non ne ho più, altre fotocamere a parte questa non ne ho più, che sono delle 550D che costano 100 euro. Quindi raga, io non so più cosa dire, adesso vado giù e inizio a usarlo a manetta sto Mac. Grazie per aver guardato il video, raga.